benvenuti a una nuova puntata di Pillole. Io sono Tobia Lamaro in diretta dalla Contea di Frigole, che è un po' come quella di Hazard, ci sono più sgommate che persone. Iniziamo con Sabotage dei Beastie Boys, perché oggi si parla di macchine, come stiamo prendendo l'abitudine di questo martedì sui motori. C'è chi fa donne e motori, noi facciamo motori e motori. E oggi parliamo dell'Alfetta, ne parliamo insieme al nostro amico Ennio Ciotta, amico dagli anni 90, con cui abbiamo fantasticato. E su rivoluzioni punk fatte con delle automobili truccate, che come dice lui questa è la nostra ribestata, la nostra ribellione. D'altronde chi non ha cantato di macchine truccate? Da Springsteen a Key Clash, Brand New Cadillac. E dentro questo video dei Beastie Boys, Sabotage, c'erano bei macchinoni anni 70, super spy, super poliziesco, in completa linea con quegli anni, gli anni 90, dove c'era appunto un ritorno alla storia, al poliziottesco, grazie sempre a Quentin Tarantino. Ovviamente Mercedes-Benz di Janis Joplin non può mancare, questo gospel. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord,
Won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes? È uno dei video dove c'è Jim Morrison al volante per LA e ovviamente LA Woman. Ma siamo quasi pronti per chiamare Ennio e per parlare della mitica Alfetta, che sarà la protagonista della puntata. Cops and cars, the topless bars, never saw a woman.
proviamo a chiamare Ennio, vediamo se ci risponde. Però gli mettiamo anche un sottofondo un po' 70s, dai, un po' 70s, 80s. Non che questo non lo sia, ma un po' poliziottesco, ecco, ecco. Dai, ci siamo. Pronto? Ciao Ennio, ciao. Ciao Tobia, ben trovato. Grazie anche a te, benvenuto di nuovo in diretta su Pillole. Ti ho messo sottofondo un pezzo strumentale della Gordara Orchestra proprio da inseguimento con Alfetta. Perché ho aperto con Sabotage, perché ho detto Ennio sicuramente gli piace, poi c'è il video, no? Seventies. E poi ho detto vabbè dai, adesso per la telefonata parliamo di Alfetta, pensiamo alle cose serie. Ci sta tutto, la voglio. Allora, tu il colore dell'Alfetta per te qual è? Questa è una domanda molto interessante, perché il colore dell'Alfetta non è il colore della carrozzeria dell'Alfetta. Potrei dirti molto che mi piace il Canada fucile e il marrone, ma il colore dell'Alfetta è il fango, è la terra, perché l'Alfetta sporca di fango e di terra, perché nel mio immaginario l'Alfetta è una delle prime automobili utilizzate dai contrabbandieri di sigarette, e quindi di conseguenza, come puoi immaginare, le Alfette nel mio immaginario, e non solo, anche sotto i miei occhi, nella fine degli anni 80 e nei primi anni 90, erano tutte sporche di fango. Poi tra l'altro l'Alfetta, no? E la macchina, sì, truccata per diciamo fare carichi, scarichi, roba veloce, no? Perché era potentissima. Sì, sì. Ma anche la macchina e sia la macchina delle guardie che dei ladri, cioè è l'auto blu per eccellenza dei commissari degli anni 70. Cioè, ci sono dei film dove l'Alfetta era come la macchina, la Gran Torino di Starsky Hutch, lo stesso. Esatto. Ma perché in realtà nell'immaginario, immagina, l'Alfetta è venuta dopo la 1750, sì. In un contesto storico è stata prodotta la prima nel 72 fino all'84. Dopo la Giulia, la 1750 rappresentava un po' il desiderio del proletario, dell'italiano medio, quindi sia il poliziotto che guidava l'Alfetta, sia il delinquente di periferia, il contrabbandiere che l'ha guidata all'incirca per 10 anni dopo l'uscita di produzione, sì. Perché le compravano usate per distruggerle, per forza. Erano il proletariato urbano più semplice, quindi era proprio veramente il desiderio, il volere ma posso dell'italiano medio, quindi ha rappresentato un desiderio e continua a rappresentare adesso un desiderio fortissimo per gli italiani e per l'italianità, perdonami questo termine, in tutto il mondo, perché sì, sì. È un'auto che è stata e continua a essere apprezzata in tutto il mondo, sia soprattutto per l'utilizzo che ne è stato fatto nel cinema, gli inseguimenti, i commissari, tutti i B-movie italiani, sì, ma non, guarda, solo, anche allora, il grande cinema. Ma tra l'altro ci stanno pellicole cult, no? Tipo poliziotteschi, tipo un poliziotto scomodo, ma è presente anche in altri, tipo L'affittacamere, che è un film proprio, una commedia all'italiana, La poliziotta e la squadra del buon costume con i Dwight Fennec, e Fracchia la belva umana, era la macchina di Fracchia, è un'Alfetta, sì, sì, sì. Capito? Quindi era, e poi era potentissima. La 2000 aveva al libretto 130 cavalli, poi faccio nomi e cognomi, perché come Fedez anche io voglio iniziare a fare nomi e cognomi. Gianluca Maggiolino, ieri sera, perché ti devo dire la verità, sì. Non so in quanti conosco Gianluca Maggiolino, è uno dei più bravi fonici e agitatori del Salento, e io e lui parliamo spesso e volentieri dell'Alfetta, mi diceva che in realtà al libretto sono 130, ma sono molti di più i cavalli dell'Alfetta 2000, quindi sì, una potenza incredibile per un 2000. Sì. Era la macchina dei poliziotti nelle due stagioni della Piovra, la Piovra 1 e la Piovra 2, sì, ed era guidata anche da Diego Abbatantuomo in Violentemente Mia. Quindi sì, aveva proprio 360. Tutte quelle che abbiamo citato, tranne la Piovra, sono tutte il primo modello dell'Alfetta, la 2 e la 4 fari. Poi sì. Dopodiché l'Alfetta quella, ha avuto un modello 2000, quella con il faro quadrato, che è l'Alfetta la mia. America, che è stata un secondo modello, sempre con la mascherina nera.
con i fari ed è stata prodotta in poche unità, meno di 9.000 macchine hanno fatto dell'America. Io ci sono legato per questo motivo, perché ha rappresentato davvero la ribellione fuori casa, perché vedevamo le alfette dei contrabbandieri. Apro una parentesi, c'erano varie auto utilizzate nel contrabbando, la Ritmo, la 131 Mirafiori, la Giulietta, tutte le auto 5 porte abbastanza potenti e capienti. Ma l'alfetta rappresentava proprio la pupilla, il fiore all'occhiello, perché era bella anche estrapolata fuori dal contrabbando. Ma perché era un po' come la macchina dei Blues Brothers, capito? Me la prendo dalla polizia e la uso io. Guarda, un caro amico di famiglia mi raccontò, lui aveva un'alfetta e aveva, diciamo, il savoir-faire del brindisino medio, una persona che la camicia 4-5 bottoni sbottonati, la collana di oro, era un tipo a posto, insomma, ecco, il capello lungo di dietro. Lo fermavano costantemente per chiedergli: apra il cofano, ci faccia controllare, eccetera. Lo fermava sia la polizia a Brindisi che i contrabbandieri, che gli dicevano: vendimela, se no te la devo rubare. Se me la vendi questa macchina, fai prima, perché a me serve questa macchina, mi servono tutte questi modelli di auto. Poi vedi, te la devo rubare, non è un peccato se la rubo, invece se me la vendi... Insomma, lui se la tolse alla fine, perché era diventata una disgrazia camminare con questa macchina, certo. Perché lo fermavano costantemente. L'idea poi che gliela potessero rubare, diciamo, non lo allettava e se l'è tolta. Però questo per farti capire. E ti racconto, apro una parentesi, potrei parlare di quest'auto non per 10 minuti, per 10 giorni. Certo. Considera che ho fornito anche consulenze per... non senza entrare nello specifico, consulenze per ricostruzioni storiche, ne studio il restauro. Senti, ma tu a quale modello sei più affezionato? A fare i quadrati o fare i tondi? A me piace la 2000 dell'83. Fare i quadrati. Allora, io ti confesso questa cosa. Tu sai che c'è un disco Ellipsacosan, dove c'è l'alfetta proprio disegnata, quello orange, c'è proprio l'alfetta in copertina. Quadri, fari, ovviamente tondi, ovviamente amante del vintage, direi: guarda, quella è l'alfetta. Però io da piccolo avevo un amico, carissimo amico, con cui facevamo skate, bicicletta, cose. Il padre, grande mio amico, aveva questa alfetta stupenda, fare i quadrati, marrone. Allora, per me è stata sempre quella, perché l'alfetta di Gianfranco era una potenza. Poi sono andato alle scuole superiori. Alle scuole superiori c'era il compagno che stava dietro di me, che mi raccontava dell'alfetta di suo zio. E finalmente, fatti 18 anni, dice: finalmente ho 18 anni. Mi faccio un giro sull'alfetta, salgo sull'alfetta, perché dietro è un salotto. Quelle parole, dietro un salotto, io mi sono... non riuscivo a capire. Dicevo: ma questo è cazzo, metti i centrini nella macchina. L'alfetta è stato ancora per gli anni 90 il salotto di molte fantasie come si dice molto spesso, il maschio alfa, no? Si dice il maschio alfa a Brindisi è il maschio alfetta, si dice, maschio non alfetta. È il maschio alfa. Considera che da noi c'è anche una categoria di youporn alfetta, tra le varie categorie c'è alfetta, perché se dogging solo con l'alfetta praticamente. No, ma voglio dire, è proprio nell'immaginario collettivo anche di generazioni che queste cose, persone alle quali queste cose sono state solo raccontate, che non le hanno viste in strada. Io me ne sono reso conto perché ultimamente abbiamo fatto un lavoro di rigenerazione urbana, un murales in uno dei quartieri storici della città, il Paradiso, che era veramente il fulcro del contrabbando, questo quartiere, senza tanti giri di parole, e nel disegno è presente un'alfetta, e questo riferimento visivo era, diciamo, tanto negli occhi degli adulti che le conoscevano queste macchine. C'è gente che mi ha fatto vedere sullo smartphone le foto della sua alfetta, questa è come la fidanzata, eccetera, eccetera. C'è gente che ha uscito le Alfa 75 dai box per parcheggiarle sotto e tutto. Ma anche di persone, ragazzi, che per questioni di età non potevano aver vissuto e in realtà conoscevano questo retaggio, questo fantastico retaggio, che
è diciamo la parte romantica di un diciamo un movimento, chiamiamolo così, di un momento di delinquenza che di per sé va sempre comunque condannato, perché non vorrei mai che nel romanticismo non vorrei mai fare questo errore di perderci nel romanticismo e condannare un reato, ma questo... noi in questo spazio, tu lo sai, anche in tutte le puntate parliamo molto apertamente di quello, di alcuni momenti, no, che magari sono un po' castrati e poi con gli anni sono diventati mitici. Perché? Perché sono momenti in cui anche la cinematografia si è ispirata, perché sono momenti in cui c'è quella connessione tra, la realtà diventa immaginario, c'è gente che quando negli anni 80 saliva sull'Alfetta truccata e andava velocissima, lui era convinto di vivere proprio in un'altra dimensione. L'immaginario, che è la cosa... È bello raccontarle così, l'accezione romantica è bella che ci sia, perché deve essere al di fuori della realtà, cioè deve essere una realtà non vissuta personalmente, no? Non consigliata. Però soprattutto scevra da... scevra da pareri e considerazioni e, diciamo, una ricostruzione storica. Ma torniamo alla macchina. Sì. Ti potrei raccontare 10.000 aneddoti, ne racconto uno in particolare. Sì. Quando alcune squadre di contrabbandieri riuscirono ad acquistare, per scaricare le sigarette, delle ex Alfa blindate della polizia. Sai quelle che vanno in vanno in incognito con i poliziotti in borghese, eccetera. Quelle sono tutte blindate. Hanno proprio una struttura del telaio, delle portiere, dei vetri differenti, blindate. Quelle vengono dismesse a un certo punto, non camminano tanto. Sì, arrivano a un certo chilometraggio e poi vengono vendute all'asta. Forse venivano vendute all'asta, non so di preciso come funziona adesso il meccanismo. E furono acquistate dalla controparte. Acquistarono chiaramente delle macchine bomba che potevano andare, diciamo, a sfruttare nella migliore delle maniere possibili per loro. Fantastico. Sì, e vabbè, quello che ti volevo dire, questa è anche la storia dei Blues Brothers. I Blues Brothers nel primo proprio momento, le prime parole che si dicono, i due fratelli blues sono che fine ha fatto la Cady? E lui dice, ho dovuto vendere per prendere un microfono e poi guarda, questa c'ha l'assetto ribassato, il motore potenziale, cioè era un'auto della polizia. E Ciambelusci butta fuori l'accendino e dice, va bene, mi piace, ricompra l'accendino. Quindi e sono quelle, avere un'auto modificata dalla polizia, e ovviamente la polizia se la vende dopo che l'ha usata 20 anni, no? 10 anni, sì, quindi, sì, sì. Però sono sempre delle bombe. Assolutamente. Senti, tu che canzone dedicheresti all'Alfetta? Beh, guarda, in realtà Sabotage, che l'hai già selezionata prima della nostra diretta, soprattutto ispirato non solo dal ritmo incalzante, ma dal video che richiama apertissimamente insomma, gli inseguimenti, eccetera. Sì, però pensandoci, anche Waiting Room dei Fugazi ha degli sprazzi che possono ricordare un inseguimento, no? Prima, sì, prima l'asfalto tranquillo nella parte più tranquilla del brano, scusate se ho ripetuto l'aggettivo, e poi dopodiché l'ingresso nello sterrato. Certo, va bene, allora facciamo per così. Per poi scomparire. Chiudiamo la puntata, noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo dove parleremo di un'altra macchina cult. Sì. E ci ascoltiamo Waiting Room dei Fugazi e ti auguro buona giornata, Ennio, grazie di essere anche stato a te, Tobi, anche a tutti insieme voi. A noi. Ciao Ennio, grazie. Alla prossima. Ciao. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. 3 minuti ci mancano. Quanto la canzone Fugazi? 2 minuti e 45 di capolavoro assoluto.
Ci ritroviamo domani sempre alle 12, dalle 12 alle 12.30, con un'altra puntata di pillole. Domani nuove uscite. E buon 4 maggio. Ah, oggi Jim Vincent aveva registrato Bebop Lula. Ascoltatela e shakeratevi un poco, un pochino, con Bebop Lula.